Sfida tra retrocesse sul manto in sintetico del Civitelle, 11 punti per i molisani, uno in meno per i viaggianti. Il peggior attacco, 16 reti, quello del Porto Sant'Elpidio contro la difesa, quella dei molisani, perforata 71 volte in stagione. Olimpia priva dei bomber argentini Sosa, infortunato e mai squalificato. Spazio dall'inizio in avanti a Sapone, Sbordone e Bartoli più dietro. Ottavio Palladini per il suo Atletico si affida al modulo 4-3-3. Ospiti in tenuta azzurra, squadra giovanissima, se si esclude il trentenne Capitan Spagna. Dirige l'arbitro Luca Salvatici della sezione di Rovigo. Dopo 5 giri di lancette, sponda l'Agnonese a destra, respinta corta dei marchigiani, si avventa Pejic che scarica un fendente forte ma impreciso. La gara è a senso unico, Bartoli sul suo binario non ha ostacoli. Assist al bacio per Sapone, la palla finisce nella piazza del paese. I Granata non danno respiro agli ospiti nei primi 20 minuti. A solo del centravanti Spagna tra le maglie avversarie, il sinistro è largo, ma per il Porto è un segnale di coraggio. Destro interessante di Sapone direttamente su punizione, Cavaliere corregge in angolo l'insidia della punta di casa. Si resta sullo 0-0, addirittura ad arrivo della prima frazione l'Olimpia trova il meritato vantaggio, gli azzurri si fanno trovare impreparati, ne approfitta Carnevale che innesca Sapone, il numero 9 si invola verso la porta di Cavaliere, lo fulmina dall'interno dell'area. Al rientro negli spogliatoi, Agnonese 1, Porto Sant'Elpidio 0. Inizia con le marce alte la formazione della provincia di Fermo. Nello stretto Gelsi elude un paio di avversari, scarico per Perri che però non è letale dinanzi a Caputo. Dall'angolo di Orazzi, Flipper impazzito in area di porta dei molisani, la difesa si salva ancora in corner. Il primo cambio avviene al 16esimo, Cesetti per Gusteri negli Adriatici, entrambi classe 2002. I locali rispondono con D'Ercole in sostituzione di Sbordone. La partita è giocata soprattutto nella zona mediana, pochi sussulti tra le due tiri in pettaie. La cifra tecnica della contesa si abbassa. L'Atletico fa più la partita ma non riesce a raddrizzare la gara. Sfera buona per Giuli al 39esimo, al limite dell'area, parata non impossibile per Caputo. Ancora i marchigiani con Zira che regge all'urto di Litterio. Caputo è ben appostato sul primo palo e ricaccia indietro i biancazzurri. Dopo 5 minuti di recupero, Salvatici dice che può bastare. Secondo successo consecutivo per l'Olimpia che sale a 14 punti. Domenica prossima per la 14esima di ritorno i Granata ospiteranno i laziali del Fiuggi, ancora al Civitelle. Il Porto Sant'Elpidio viaggerà invece alla volta di Campobasso contro la capolista.